Con questo tutorial proviamo a inserire un audio a un nostro video. Ho già, per ragione di tempo, trasferito un po' di immagini nella timeline e adesso mi appresto a trasferire anche la mia traccia, un MP3, nell'apposito binario. Diciamo che, per esempio, prendiamo in esame delle opportunità. Diciamo che voglio eliminare l'audio appena messo. Come faccio? Clicco di destro. E lo rimuovo, ok? Lo rimetto. Adesso il mio audio deve essere lungo uguale sia come immagini che come traccia musicale. Deve finire tutto contemporaneamente. E io ho settato 229 secondi dell'ultima diapositiva giusto per far finire tutto insieme, ma avrei potuto tenere anche altre immagini e dividere questi secondi. Adesso proviamo ad avere bisogno di avere un video corto, quindi necessariamente una canzone più corta. Dobbiamo tagliarla in poche parole. Come facciamo? Clicchiamo di destra, andiamo in Edit e lavoriamo da questa interfaccia con lo strumento Manina. Se mi poggio all'inizio della traccia musicale si forma una sorta di molletta, la vedete? Con questa molletta io trascino l'entrata e trascino l'uscita della traccia. Avendo sentito precedentemente la canzone, deduco che questa parte qui sia il ritornello. E la traccia che sentiremo è quella inclusa tra queste due bandierine. Voglio farvi vedere una cosa però. L'entrata e l'uscita della traccia originale avveniva gradatamente. Vedete il grafico come è più breve in entrata e in uscita? Noi dobbiamo creare con questo spezzone la stessa eventualità. Quindi sia fade in e fade out io me lo setto con 2 secondi in entrata e 2 secondi in uscita. Vado a sentire la mia traccia. Avete sentito come è entrata gradatamente la canzone? Ve lo faccio risentire. Ok, va bene. Diamo ok. Adesso dobbiamo fare un'altra correzione. Abbiamo accorciato l'audio, dobbiamo anche accorciare i tempi delle immagini. Avevo 229 che sono proprio tante perché accompagnavano fino all'ultima nota. Clicchiamo 29, ecco, finisce tutto insieme. Poggiamo il cursore sul primo slide, interroghiamo la finestra anteprima e controlliamo. Fidatevi, esce anche gradatamente fino all'ultima nota. Il tutorial è terminato, poi parleremo specificamente dell'audio in un'altra lezioncina. Vi farò vedere altre opportunità, quelle di inserire due suoni, quelle di spezzare l'audio solamente a una diapositiva, tante altre cosette, diciamo. Adesso questa la terminiamo, ci salutiamo. E ci vediamo al prossimo tutorial.